In Gallura sarebbe, è un posto romantico? È un posto porno? Esclusivo per Lotti, pacchetto fedeltà. Me gusta. Ma che gioco ho scaricato? È quello giusto? Il pack si chiama Nuraghe. Zona della serie che comprende vari paesi. Smetterà mai questa pioggia? Non mi ricordo più com'è il sole. Dovremmo andarcene in vacanza in un posto caldo dove c'è il sole. Spiagge del Drago, sì! Non ci sono più stato dall'ultima volta che prendemmo a calci Gnasty Gnork. Che ne dici di una vacanza al mare? Spari! L'ultimo è uno Gnork! Doppiaggio! Cioè, io non l'ho mai giocato Come originale, funziona, ragazzi. professore? Quasi. Sistemo ancora un po' queste sfere. Forse non è una buona idea se portiamo qui un drago. Ripto si infurierà ancora di più. Hunter, stai calmo e smettila. Mai visto il libro del professore? Hanno artigli così, denti così e sputano fuoco così. Puh, puh! Sembrano molto più pericolosi di Ripto. Questo è il punto. Ci serve un drago per fermare Ripto. E lo sai anche tu. Funziona! Funziona! Ecco il drago! Wow, che atterraggio! Ciao, come si arriva alla pioggia? Ehi, che avete da guardare? Non avete mai visto un drago? Tu, un drago? Ti crea qualche problema, amicino? Bene, bene! Allora avete dimenticato di invitarmi alla festa! Cercavate di nascondermi qualcosa! Un drago! Avete portato un drago ad Avalar? Io odio i draghi! Cruz, uccidila! Imbecille! Hai mangiato il mio scettro! Ma il doppiaggio è qualcosa di favoloso. Faremo i conti più tardi! Chi era quello? Ripto. E noi dobbiamo liberarcene. Sta creando un sacco di problemi qui. Ma non ho tempo di spiegarti. Ecco, prendi questa guida magica di Avalor. Ti aiuterà a capire qualcosa sui nostri mondi. Ora devo seguire Ripto e scoprire cosa ha in mente. Ma è Ci Hunter incontreremo quello più lì, tardi nella foresta d'estate, sembra ok? strafatto di coca. Ehi, aspetta un momento! Oh, perché ci mettiamo sempre nei guai, amico? Sembra strafatto di coca, c'è ciò di quegli occhi, sembra che gli abbiano messo costantemente qualcosa in culo. Ok. Comunque ti invidio e stimo per il tuo impegno e costanza nel dimagrire e mantenerti in forma, io proprio non riesco. Cos'è che ti blocca? Ciao Spiro, benvenuto a Barlume. Pogo! Fortunatamente le lucertole sono appena arrivate e hanno cominciato a rubare tutte le tue gemme. Puoi fermarle? No, ci ho perso il mio primo salvataggio per PlayStation 1 su sto gioco, proprio quando ero alla fine. Meno male che non era un Final Fantasy. Madonna!
Ok, è finito, grazie. La nerchia da 40 centimetri. Ripto è un po' il gabibbo. È un po' il gabibbo! Ci ho perso il mio... Ah no, ok? Il cibo è buono. E vabbè. Puoi mangiare il buon cibo. Devi semplicemente mangiarne meno. Ti dà un po' del mio metabolismo veloce, così ingrasso e prendo peso. Quello vorrei, vorrei che lo dessi a me. No, vomitano ste lucertole. Salve, grazie per il follow. Ah, questi sono gli animaletti per far mangiare la libellula. Trova il mio amico Twitch. Il mio amico Twitchy. Era qua o nel 3 che c'era il pinguino con... il pinguino con il jet dietro? Perché confondo il 2 col 3. Perché non avendoli mai giocati se non una volta lì nel remake. Il 3. Ah. Vedete, faccio confusione. Ciao Spiro. Ciao. Una mia amica mi ha chiesto di aiutarti. Ogni volta che mi trovi, ti ricorderò i progressi che hai conseguito. Così. I progressi che ho conseguito, grazie, mi sovviene questa urgenza. Questo suono... Ah no, non volevo premere. Questo suono significa che, quando sei in difficoltà, io ti ricondurrò in questo posto. Arrivederci! Preso tutto? Vabbè, sicuramente no, ma facciamo finta di sì. È un fun fact che vi ho detto mille volte, ma lo ripeto. Da piccolo avevo una paura fottuta dalle lucertole gigante con il martello, altro che Resident Evil. Vabbè, ognuno ha le proprie paure. Ciao, sei tu, Twitchy? Noi intagliatori di genere siamo un po' troppo bassi per salire su queste scale. E tu non sembri più alto di noi. Quando saprai arrampicarti, torna a Barlume a trovarmi. Va bene. Ah, è vero che non posso arrampicarmi, perché usare le zampe è troppo difficile. Drago del cazzo. Ah, devi essere il drago di cui parlano tutti. Beh, drago o no, temo che dovrai pagare per aprire il ponte. Ti costerà 100 gemme. Va bene. Basterebbero le ali. Beh, vabbè, ma World Coast pago tanto. Grazie. No, non devo premere X. Grazie, signor Drago. Spiro, no, ora puoi usare il ponte quando vuoi. È gratis. Spero di incontrarti ancora quando avrai più gemme. Lo paghiamo. D'altronde, questo brutto stronzo che si paghi la liposuzione. Questo è Gianluca?
Faccio lo screen e lo metto come immagine del gruppo. La mafia dei ponti, esatto. Niente immagine gruppo. Dai, non sono così stronza. Dicevo così anche per il cadavere di Parasite Eve 2. Eh no, non riesco a girare la telecamera. Volevo far vedere tipo quello in culavo. Per guardarti intorno, tieni. Non devo premere X. Infatti, memoria muscolare dal remake. Qua se fai così e così fai quello scattino, quella scoreggina. Spiro, grazie per averci aiutato a sconfiggere le lucertole. Prendi il talismano di Barlume in segno di gratitudine. Il portale magico accanto a me ti condurrà alla foresta d'estate, uno dei mondi di Avalar. Io non ci voglio andare in foresta d'estate, ma ci tocca. Quello è Gianluca che scappa dalle lucertole con i martelli giganti. Madonna, che aree grandi. Allora, aspetta, prima finiamo questa. Grandioso! Il potenziamento supervolo è attivo. Ciao Ivan! Eh sì, tutti noi di Twitch dobbiamo comunicarlo. Accendi tutte le lampade e la lampada della gemma grande ti darà la magia per volare per un breve tratto. Grazie per avermi aiutato ad accendere le lampade, Spiro. La fata mi ha dato questa spira, ma le gemme... Cappuccino, grazie per il follow. Mi fu ne stronzo, guarda il gruppo. Adesso non puoi più guardare le notifiche, Gianluca.
Vabbè, in effetti c'era qua il vortice, non serviva, ma vabbè. Non mi ricordo cos'era, me lo spiegheranno dopo. Ok, allora. Non ci posso arrivare là in fondo, vero? Ci sarebbero anche queste. Ah, forse. Ah, sì, è là sopra. Allora va bene. Va bene, va bene. La tana del coniglio! Queste piccole lucertole hanno mangiato tutte le mie gemme! Ho provato a colpirle con le pietre, provato. Sono troppo veloci per me! Puoi provare a usare una delle mie pietre! Se hai domande, chiedi pure a me! La pesca di Van Damme è superata, esatto. Il culo. Come di Van Damme? Era la tua pesca. Non mi mostri il culo. Come si spara con cielo? Forse magari potevo anche chiedere. L'ho pure mancato! Bel tiro! Seguimi fino alla prossima lucertola! No! Aspettate che non ho messo l'etichetta della troca! Ah, vedi, so già dov'è una lucertola. C'è già il buco. Sputi piuttosto lontano, Spiro. Vediamo se arrivi fino a quella lucertola. Che bravo, applaude. È fiero di me. Per colpire quella lucertola là in alto, devi prima prendere la mira. Premi e... Lo faccio sempre. Se non mi mostrassero il culo potrei anche essere un po' clemente. Thank you.
salvato tutte le mie gemme dalle lucertole! Ecco, prendi questa sfera. L'ha lasciata lì ieri una ragazza alata. Prendi questa sfera, Spiro, mucazzo! Vi odio, non sessualizzate Spiro. No, no, l'abbiamo già sessualizzato. Facciamo anche andare via con la bocca piena, buon gustaio. Sì, beh, ma gliel'ho sparata nel pipo. Ok. Allora, noi ce ne andiamo a fanculo alla foresta d'estate. Dopo sembrano tutti fatti di cocaina in questo gioco. Gli occhi. Ciao, non ci siamo ancora presentati. Mi chiamo Elora, e tu? Ciao, io sono Spiro. Tu che sei, una specie di capra? Sono un fauno, sciocco. Oh, scusa. Hai visto gli intagliatori a Barlume? Sì, mi hanno anche dato un souvenir. Dicono che è un talismano. Ti hanno dato un talismano? Perché? È speciale? L'ho appena messo nella guida che mi hai dato. Ci sono 14 talismani ad Avalar e sono tutti magici. Se ne recuperi abbastanza, possiamo usarli per sconfiggere Ripto. Hunter, dove sei stato? Nel buco del culo. Ti guardano tutti così. Per prendere i talismani. Io? Lui. Ascolta, Spiro. Ora non puoi proprio andare alle spiagge del drago. Ripto e i suoi mostri si sono impadroniti del castello della foresta d'estate. Devi assolutamente andare nei mondi di Avalar e convincere gli abitanti a darti i loro talismani. Potrai conservarli nella guida. Ehi, questo potrei farlo io. Perché lui non si limita ad arrostire Ripto? Hunter, non riesci neanche a trovare le tue scarpe da ginnastica? Come farai con 14 talismani? Anche le sfere sono importanti. Probabilmente ne vedrai, ma te ne parlerò più tardi. Nessun problema. Raccoglierò qualche talismano, sistemerò Ripto e sarò alle spiagge del drago per l'ora di pranzo. Esatto, non ha il camel toe qua. Regola 34, purtroppo sì. Se esiste qualcosa, al 100% c'è la versione porno. Ah, giusto, non so, devo avere il potere poi per immergermi anche. Due palle. Che due palle! Adesso mi è venuto il déjà vu, mi dicevate voi se i livelli li potevo finire e roba del genere. Adesso mi ricordo. Perché mi stanno dando tutte queste vite? Vogliono dirmi qualcosa che io non so. Spiro, questo è il mondo foresta d'estate. Qui sparsi ci sono i portali che conducono ai molti mondi di Avalar. Anch'io voglio andare alle spiagge Yaoi. Preso il castello e noi abbiamo bisogno del tuo aiuto. Comincia con il recuperare i talismani di ciascun mondo in cui ti rechi. No. Mi è dispiaciuto un po', povera rana. Non mi aveva fatto niente. È che mi confondo per gemme. Ma è fastidiosissimo! Ciao, Spiro! Ripto ha distrutto il ponte, quindi dovrai volare per attraversarlo. Premi croce per saltare e ancora croce mentre sei in aria per volare. Ma perché è doppiato come se fosse un rincoglionito?
La libellula che ti ronza intorno, di nome Sparks, indica il tuo stato di salute, Spiro. Più punti hai, più lucente sarà la libellula. Spiro. Cioè, veramente, ma io adesso vi dico la verità, l'ho giocato solo una volta in live. Ed era anche la prima volta, ma era doppiato così anche nella Reignited Trilogy Hunter. Perché io me lo ricordo col camel toe, me lo ricordo deficiente, ma non me lo ricordo anche cocainomane. Però ditemi voi, magari mi ricordo male. Anche perché se il mondo del doppiaggio è questo, voglio assolutamente farne parte. Più lucente sei, più vicino sei. L'avranno pagato 20 centesimi all'ora, figurati se poteva mai doppiare bene. Dai, un panino almeno, un panino. Ciao Spiro, sei piuttosto agile, ti metto alla prova, vediamo se ce la fai. Premi il tasto croce e tienilo premuto per restare in aria più a lungo. Il mio sogno è vedere l'ottico incontra PlayStation 1 Agri sui giochi di Harry per PlayStation 1. Ma fa culo. Perché Sparks mangia le farfalle anche se non gli servono? Eh no, devo per forza usare triangolo. Perché non me lo insegni? Insegnamelo, figlio di una vaca. Ok, non male. Ora per fare il prossimo salto dovrai volare. Premi croce per saltare, poi premilo di nuovo mentre sei al culmine del salto per volare il più lontano possibile. Cioè, ma io sono ero già avanti di te anni luce. Ben fatto. Ora prova a librarti. Premi croce per saltare, poi premilo ancora per volare. Alla fine del volo, premi il triangolo per librarti e andare più in alto e distante. Il suggeritore di Fantasmagoria l'avrebbe doppiato veramente bene. Ben fatto. Ora prova a librarti. Premi croce per saltare. Poi premilo ancora per volare. Alla fine del volo, premi triangolo per librarti. E andare più in alto e distante. L'avrebbe sicuramente doppiato con più enfasi. Bravo Spiro, andiamo a farci una cannetta. Molto bene, e ora la prova più oddio. Inizia camminando, quindi salta, vola e rimani sospeso in aria proprio prima di arrivare sull'onda. Ciao Ezio, grazie mille. Ricordati, buon pomeriggio a te, bello. Posizionare a destra o di spostare in avanti il joystick analogico quando sei in volo. Non è un joystick analogico. La chiave delle scale. Bellissimo il nostro Ezio. Allora, non ho capito cosa devo fare, però. Wow, sei un atleta niente male. Ma se io non avessi perso le mie scarpe da ginnastica, ti farei mangiare la polvere. Per il momento prendi una sfera per la tua collezione. Dove l'hai tirata fuori quella sfera? Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Oddio. Ho lavorato di mattina e sono qui tutto per voi seguire la live. Ciao, sei sempre benvenuto. Sia quando sei qua, sia quando sei in lurk. Sei sempre apprezzato, bello. Anche perché sei venuto nel culmine...
Grazie per il follow, Lucky Gemu, Lucky Gemu, Lucky Gugu. Il suppositore di cocaina. Scusa, Spiro, mi piacerebbe insegnarti a nuotare sott'acqua, ma mi piacerebbe di più impadronirmi del tuo tesoro. Onesto. Onesto, almeno sei onesto. Sei un figlio di puttana, ma almeno non sei onesto. Allora, ragazzi, io vi giuro, non mi ricordo un cazzo dall'ultimo, perché la trilogia l'ho giocata 5 anni fa e sono vergine di questo gioco. Allora, per adesso l'unico livello Colossus o Sorgenti Idoli? Dove andiamo prima? Andiamo a Sorgenti Idoli? Adoro la musica. Spiro, insomma, però almeno quello della Reignited Trilogy aveva il camel toe, aveva qualcosa. Il Lanter qua dell'originale sembra più cocainomane. Quindi dal primo al principio sono arrivato tardi. È finito il primo, ho iniziato il secondo. In effetti è fuorviante il titolo per chi arriva adesso. Aspettate che lo cambio. Spiro. Eccolo qua. Ok. Siamo arrivati al 2. Dico come livello. Cos'è? In che senso? Sono all'inizio. Sì, è la categoria sbagliata, ora chiamo la polizia di Twitch. No! Vado a Sorgenti, tocca... Oh! Ma come fai, Alessio, se mi sospendono il canale? Come fai? Come fai? Ti mancherei un botto. Mi fanno paura. Appena ho 500 esco e vado a comprarmi il potere di nuotare, dai, dallo stronzo. Gli idoli che abbiamo scolpito hanno preso vita. Ci hanno chiuso fuori dai templi e hanno rubato il nostro cibo. Mo cazzo! E come facciamo adesso se ci hanno rubato il cibo? Grazie. Non mi dici niente? Non parliamo? Dovevo parlarti prima, forse. Sì, però Sparks fa rumore per... Oh cazzo, me l'ho dimenticato quello. Per ogni gemma che raccolgo. E soprattutto l'hanno messo solo nella trilogia del remake, che Sparks ti indica le gemme che hai perso. La direzione. C'è un modo qua per farlo. C'era pure qui. Forse del terzo. Il 2 è il mio preferito della trilogia. Mi sa che eri tu che nella Reignited Trilogy mi dicevi che livelli potevo fare, vero? Oppure devi sbloccare il potere. Quegli scudi metallici rendono i nemici invulnerabili alle tue fiamme. Premi e tieni premuto il tasto quadrato. Puoi sconfiggerli caricandoli.
Ah sì. Sì, tutti insieme. Meno male, sono un po' più tranquilla rispetto a all'altro. Wow! Wow! Come ho fatto a evitare una farfalla a livelli così? Salviamo. Non c'è, era solo nella trilogia che c'erano le sfide? Perché vedete, io non so un cazzo, faccio già confusione. Mi sa che ero io. Nel 3 Sparks prenderà anche altro imbucato le gemme. Per mirare a destra o a sinistra con la telecamera, premi L2 o R2. Per mirare con la telecamera. Per mirare con la telecamera. Esatto, sì, i punti abilità, no? Ah, non ci sono, sono nascosti. Ho capito. E noi non li facciamo, ovviamente. Mollalo. Friggi il culo a riccione a riccone 100 volte, ma quello volentieri. Quel fiol de una vacca. Sei coraggioso! Se mai volessi un lavoro, abbiamo un posto per te qui! Nel frattempo, voglio che tu abbia questo talismano! Grazie! Sotto il sole, sotto il sole! Di riccione, di riccione! No, non si esce! Non prima di aver finito di prendere le gemme, almeno qua! Cazzo ragazzi, mi si è visualizzato appena adesso nella trilogy la partita hockey quando facevo gol alla mia stessa porta. Oltretutto mi sa che è stata nella Reignited Trilogy che è uscita la storia della meccanofrutta. Quella che Gianluca se l'ha ricordata subito, sempre, mai dimenticata, mannaggia. Ciao Servatis, buona domenica e anche alla sua consorte sei in linea. Ciao, per tua sfortuna me le ricordo tutte. No, no, mi dai una mano, mi dai una mano. Io quando sono in spiaggia, sotto il sole, c'è un... Dopo quanto l'hai capito che era la tua porta? Mi sa dopo che è finita la partita. Ma ovviamente non avevate visto niente. Thank you.
Il mio consulente è Master, pare che sono 2000 giochi di Hunter. Ce n'è uno giusto qui su punto abilità. Devi planare sull'idolo più alto, nello piazzo dove ci sono le ballerine Ula. Questo idolo lì? Cioè quello che ho davanti a me? Poi ce la faccio con le altezze? Ma perché se ho segnato 10 volte la... Olli, Olli, Olop! No. Perché qua c'è pieno di idoli. Oggetto c'è anche una zona che non sono andata a vedere. In realtà era tutto calcolato, perché la Magnifica non sbaglia mai. E doveva farci vedere cosa succedeva se si succava male ad Oke. Facciamo finta di... sì... Allora, aspetta che andiamo qua a vedere. Olle. E questo ce lo siamo levati dai coglioni, perfetto. Allora qua poi quando torno a nuotare, Ah, è un topo. Topo di fogna. Allora, ritorniamo. E che c'è anche qua una strada. Cioè, ma qua quando, porca troia, Spiro, quando si incorna il muro, resta rincoglionito per secoli. Comunque bella, hai giocato Croc pochi mesi fa e hanno annunciato la remaster subito dopo. Perché hanno visto il mio gameplay, hanno visto come i controlli fanno cagare e hanno detto qua bisogna assolutamente sistemare. Non è che ci stavano già lavorando da prima e poi l'hanno annunciata, no. Hanno visto il mio gameplay e hanno detto no. Ricordo di non uscire dal livello ma dal menu la prima volta, che sennò perdi la scenetta. O al contrario, non devo uscire dal menu ma dalla porta principale. Ma porco! Porco zio! Ah, ok, ok, sì, sì. Va bene, va bene. La Magnifica controlla il mercato videoludico. Ovvio! Ovvio! Forse mi viene meglio da qua. Ok. Secondo me forse da qua anche riesco ad avere una bella... Sì, dai, ce la dovrei fare. Ui. Ma sono veramente donne, c'hanno il paratette, dopo non è detto. Gioia vederti, Spiro. Ora che il potenziamento... Che cazzo sei? Come sai il mio nome? Attivo, puoi caricare i piedistalli e mandare in mio aiuto le ragazze Ula. Magari se giochi ancora a Tunguska fanno il remake. No, basta. Basta. Sì, sì, la faccio la seconda. Stavo prendendo prima le gemme. Nel mese del Pride potrebbero pure essere drag queen o travestiti, è vero. In effetti guarda, l'hai legata. Ma non posso far così. Uga, uga, uga. Uga, uga.
Sì, vabbè. Ho sbagliato letteralmente tasto. Allora, tac tac. Beh, mi pare abbastanza lineare il percorso. Talmente lineare che l'ho mancato. Guarda! La danza della pioggia delle ragazze Ula ha fatto esplodere l'idolo! Ora posso dedicarmi alla danza come ho sempre sognato! Prendi questa sfera, ti aiuterà durante i tuoi viaggi! Oh. Oh. No, sono a malapena all'inizio! Ok! Esco, vado a prendere il potere di nuotare, entro così finiamo il livello. Ah no, ho in sospeso sti segni qua sotto. No, dove erano? Questi qua. Cazzo sono? La luna, le stelle. La danza della pioggia di Glovox di Rayman. La luna nera. A collegarli a coppie. Come faccio? Saltandoci sopra? Ah, ok. Allora aspetta che vado a prenderlo subito, dai. Ma cos'è, uno stalkerone? Non era minaccioso, voleva cuocersi il cibo. Hai capito? Ok. È un trip assurdo questo gioco. Sembrano tutti fattoni cocainomani. Stronzo, dammi il potere di nuotare, pezzo di merda. Subito. Ciao, Spiro. Ciao, dammi il potere. Fantastico. Ok, quando sei in acqua, usa i tasti direzionali per spostarti sulla superficie e il quadrato per immergerti. Quando sei sott'acqua, usa il tasto croce per avanzare e il quadrato per caricare. Allora andiamo subito a fare il livello e poi prendiamo le gemme anche qua. Alessandro Ricci! Che voce erotica, caricone. La sazizia. Dammi 500 gemme e un buco di culo. E basta. Cazzo, devo riaprire tutte le porte. Mi
hanno rinchiuso qui con gli attrezzi e le teste degli idoli giganti non lasceranno entrare gli operai se non risolviamo i 3 puzzle che ci hanno proposto. Che cazzo! Come Alessandro Ricci non ha diretto il doppiaggio da Reignited? Ah sì? Il primo puzzle consiste nel far diventare gialli tutti i blocchi. Se hai problemi, torna da me e parlamene. Wow, Spiro, ce l'hai fatta! Lo sapevo! Incontriamoci allo stagno per la prossima sfida! Ma è già sparito? Ah no, è ancora lì. Lì sopra prima. Ma scusa! Ma ci sono stata! Non mi pareva di aver lasciato una gemma. Ma vaffanculo! Gioco di merda! Spencer aveva chiesto a Trevor lo stesso puzzle per la sala del custode. Era grande fan di Spiro. Ah, Madonna. Quanto erano belli questi giochi. Mi ricordo quando ci giocavo sulla PlayStation 1. Salve Nico99. Io per la PlayStation 1 è la prima volta che ci gioco. Ho solo giocato alla Reignited. Ok. Aspettate che vado a prendere quella cazzo di gemma che ho lasciato indietro. Spiro, sei... hai già questo talismano. Non ti piace il 3? Io confondo il 2 e il 3, cioè ho ricordi dei livelli uniti, tipo lo skateboard in qual è dei due? Nel 2 e nel 3, non mi ricordo niente. Nel 3, vedi? Mi ricordo un cazzo. Di qua. Cosa lì dentro? Pare che non ce la farò mai a raggiungerlo, ma è sospetto quella cascata là. Ok. Gli operai porteranno le serrature. Thank you.
troppo lungo e non in modo positivo. Beh, era stato lungo in effetti. Però forse era stato anche allungato dalle prove e tutto. Dove cazzo è lo stagno? Mi ha detto ci becchiamo allo stagno. Ah, proprio quello è lo stagno iniziale. Me lo sono persa come una cretina allora. Giusto per cambiare. Ok, dove sei stronzo? Dove sei? Eccolo lì. Dimmi tutto. Questo idolo dice di essere arrabbiato e non sarà contento fino a quando non avrà ingoiato 10 pesci. È okay. Di stomaco delicato. Scegli bene i pesci che gli darai. Aspetta, ci facciamo ridire la consegna, eh? L'idolo ha ancora fame. No, io volevo rifare il dialogo e poi dire... come si dice? All'interno quello l'ho ingoiato. Qualsiasi pesce va bene. Wow. Ah no, devo dargli i pesci giusti. I rossi no. Resta solo un puzzle. Incontriamoci alle pietre colorate. Ma è incazzato nero. Perché mi odia così tanto? Mi odia tantissimo. Lemonhead. Se salti su queste pietre nell'ordine giusto, risolverai il puzzle. Giusto? Posso solo dirti da quale pietra iniziare. Poi dovrai cavartela da solo. Così. Allora, stella, esagono, questo è un diamante. Però esclusione di colpi questo. Continua così. Continua così, Spiro. Arancio, luna, luna e triangolo, triangolo. Giusto, giusto. Bel lavoro, Spiro. Sei intelligente per essere un drago. Tutto quello che devo darti è questa cosa lucente che ho trovato nella nostra cassetta degli attrezzi. Molto razzismo, cosa vuoi dire? Papere!
Boh, allora posso uscire dal livello, tanto la scenetta l'ho già vista, vero? L'importante è che la prima volta che esco dal livello vada dalla porta principale, giusto? Così si triggera la scenetta e via, giusto? Giusto? Giusto, ragazzi? D'accordo? E io, ok. Madonna, ragazzi, sto morendo. Ancora? Ma l'abbiamo già vista, pure ecco i coglioni. Ok, allora torniamo inizio livello a prendere i tesori sotto. Ma Ezio, madonna, che palle. Oddio. Ciao Lorenzis, buon pomeriggio, cavo, come va? Come butta? Ezio, smettiamola, cioè io veramente voglio togliere dalle etichette messe al mio canale sia quelle sessuali sia quelle volgari, capito? Questo canale dovrà diventare proprio un bijou, la sagra della cordialità, della cristianità. Voglio che i miei fans della chiesa e il Don Gerardo che mi sta guardando dalla canonica non si debba fare il segno della croce ogni volta che mi sente parlare, va bene? È ora veramente di smetterla con le bestemmie, con le volgarità, con le oscenità. Dobbiamo educare questa generazione di bambini che ci guardano, ci imitano. Capito? E smettiamola con queste stronzate, porco Dio, che tanto ho messo l'etichetta. Quindi, se capitate nel mio canale vi incazzate perché bestemmie sono cazzi vostri adesso, non mi potete neanche più segnalare. Ok, basta. È il caldo che mi sta dando alla testa. Ma scusa, dov'è? Oh, non avevo visto questo buco gigante. Dopo, d'accordo che siete voi di solito quelli più esperti, parlo di voi pene muniti. Non avevo proprio visto il buco. Come mai la versione vecchia? È perché nel corso del mese scorso cercavo qualcosa di leggerino da streamare così in allegria e ho giocato a Spyro the Dragon per PlayStation 1, no? Perché appunto la Reignited Trilogy ce l'ho, uno per PlayStation 4 e dovrei andare in salotto. Ho detto gioco così all'originale giusto per, e in chat mi hanno detto, non so se scherzando o meno, dopo porta anche il 2. Ho detto ma sì, dai. Quindi, perché io quelli per PlayStation 1 originali non li ho mai giocati. Sempre solo giocato, cioè sempre solo giocato, quando ho comprato la Reignited Trilogy, il 2 e il 3 come se li avessi giocati per la prima volta, no? Allora ho detto, ma sì, dai, ma ci sta. Giochiamoci l'originale. Ecco, voi che avete giocato magari tutte e due, la Reignited Trilogy e gli originali, secondo voi hanno fatto un bel lavoro? L'unica critica che mi sento di fare, che non sto vedendo qua giocando all'originale, i colori, cioè la gamma cromatica anche del 2 nella Reignited Trilogy è talmente accesa che si fa fatica anche a distinguere i colori delle gemme. Qua invece no, non è così fastidiosa, forse hanno esagerato un po' con la cromatura secondo me. Ma in linea generale avete reputato un buon remake o no? Non ve l'ho mai chiesto. Eh sì. Sì, subirete sì prima di entrare l'avvertimento, perché appunto Twitch ha cambiato le linee guida. Tutti dobbiamo mettere le etichette dei nostri contenuti. Prepararci il culo, ecco, quindi... Stai andando bene, Spiro. Continua a raccogliere i talismani per aiutarci a sconfiggere Ripto prima che si impadronisca di Avalar. Ma perché c'ha la S lunga?
Maremma maiala. Aspetta. Mi hanno insegnato una toscanaccia bellissima. Aspetta, com'era? Fanculo al budello de Tumà. Giusto? Ciao Fede, ogni settimana un inferno diverso. Ti riferisci alla difficoltà del gioco? Secondo me sì, a parte la saturazione dei colori nella Reignited. Solo il doppiaggio. Beh, il doppiaggio per adesso batte. È meglio, molto meglio questo originale. Molto la coppia preferisco l'originale, anche la grafica così colorata e fumettosa è perfetta. Il remake è bellissimo, ma probabilmente preferisco questo. È un buon remake, però per me gli originali sono sempre perfetti. Dopo, cioè, sembrano tutti strafatti di coca in questo gioco, e non è un ma anche dei difetti. Così ti sto annusando il culo, praticamente. Ho visto luccicare un oggetto in cima a questo muro. Potresti prenderlo, ma prima devi imparare ad arrampicarti. Madonna. La tua telecamera di gioco si trova nella modalità passiva. La telecamera si muove più lentamente e sei tu a controllarla. Qua ci potrebbe essere la diatriba. Chi preferisce la telecamera passiva? Chi preferisce la telecamera attiva? Hai traumi più che altro. Ma guarda, l'ho giocato solo una volta nella Reignited Trilogy. Quindi, a dire la verità, non mi ricordo niente di sto gioco, quindi... I traumi purtroppo li vivrò se mi ricordo da livello a livello. Perché oltretutto sto continuando a chiedere alla chat, ma è nel 2 o nel 3? Perché li unisco. Non me li ricordo separati. Tu mamma budello is accurate. Anche a livello di feeling Spiro non è invecchiato di niente. Lo sfoggio più alto di volgarità toscana nel linguaggio comune, secondo me, rimane chiamare il culo Capranzi. Capranzi? Faccio stile college americano nelle gare di spelling. Mi puoi fare una frase dove appunto metti Capranzi? Se vuoi, posso impostare la telecamera sulla modalità attiva. In questa modalità la telecamera si muove più velocemente. No, lasciamela così. Lasciamela così, furbacchione! Spiaggia del sole. Hurricos. Questi nomi non dicono niente. Me li ricordo. Dopo, cazzo, me l'aveva insegnata Ezio. Ha visto più schizzi Tumà degli scogli a Calafuria? Com'era? Cazzo, non mi ricordo più. Devo appuntarmele. Ehi, Spiro. Ehi! Lo vedi questo muro? Scommetto che muori dalla voglia di sapere cosa c'è dall'altra parte. No. Se solo avessi qualche gemma in più, potrei suggerirti come abbassare il muro. Vabbè, senti. L'accecante bellezza di quelle gemme sembra avermi risvegliato la memoria. Il culo! Te lo buttano nel Capranzi, ad esempio. Ok, rimaniamo un po' sì. Hurricos mi faceva paura peggio delle lucertole. Oh, te lo buttano ai Capranzi. Proprio devi allungare la Capranzi. A Calafuria. Ecco. E poi appunto Nick ci aveva anche insegnato che allora, visto che con Calafuria, la torre di Meloria. Ecco.
È veramente, veramente interessante scoprire le lore toscanacce. Allungata. Ma è toscano, Favij? Anche se dovrebbero chiamarla Duck Island, perché se giri la testa strizzi l'occhio. Non è che allunghi la, è che salti la consonante. Il culo sarebbe... Ah, caga pranzi. Ah, ca pranzi. Ah, ho capito, ho capito. No, 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 no. Le torri acquaria, no. Questo nome mi è familiare. Questo nome mi è fottutamente familiare. Questo era un livello di merda. Torre acquaria, il nome mi dice qualcosa. Ciao, Spiro. Ciao. Questa porta del talismano si aprirà solo quando avrai 6 talismani della foresta d'estate. Quando avrai aperto la porta, troverai Ripto e Crush in attesa nei sotterranei. E Crush? It's just a little Crush. Bel lavoro, Spiro. Le sfere che hai preso hanno riattivato questo portale speciale. Non troverai un talismano sul circuito oceanico, ma se sei veloce, accumulerai un grande tesoro. Buon divertimento. No! 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 Perché devo fare il circuito oceanico? Che è un volo quello lì! Lo facciamo? Lo famo? Lo famo strano? Un'intera lore sul culo, soprattutto a Livorno. Me la dovrete spiegare poi. Buon divertimento a Soreta. Puoi saltare oltre la finestra, oltre la porta marrone. No, non volevo. Ho sbagliato. Mi sono persa. Ciò. Che dite, ragazzi? Si può fare subito circuito oceanico? Oh, grazie per il follow. Si può fare, eh? Con la finestra puoi prendere il piripillo verde. Quale finestra questa? Ah, ho capito. Solo che prima di tornare là indietro, mi conviene fare questo livello qua? Ciao bello, buona serata Mattia. Un bazzone, grazie per essere stato con noi. Buona domenica. Aspetta, che leggo subito che sono molto interessata. Ecco, un altro modo di dire toscano è: sai dove? Sul circuito della mi fava, che è una variante del mandare a quel paese, ma può essere usato abbastanza fantasia. Ok, della mi fava. Sto cazzo, è il modo colorito di dire sto cazzo, praticamente. Ognuno, il circuito è una sfera, un punto abilità. Erano in questi che si trovava Hunter? Fanculo, porco zio! Ma qua mi conviene
Una fava mi conviene. Ah. Pensavo che si potesse risalire. La fava sarebbe il caso io. Ciao Vince! Ora ci sarà da ridere. Ridi, ridi, Alessio, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Gne, gne, gne. Vince! Ormai... Non so chi l'abbia coniato il termine Vince quando entri tu, ma ce ne siamo appropriati tutti. Io l'ho copiato da Nick Harg, per dire. Non so se l'ha ideato Nick Harg o se Nick Harg l'ha copiato a sua volta da qualcuno. Allora. Allora, visto che il circuito è abbastanza facile, perché basta andare al contrario, io proverei a vedere gli archi. Dato che non ce ne sbatte una fava di fare il miglior tempo possibile, noi dobbiamo semplicemente vincere, cioè battere il livello. Zio, non così a filo però. Ma sono cani. Sono cani strafatti di coca. 100.000 Emerald Points. Porca troia, devo farvi i video per togliergli un po' di punti, porca troia. Lo dico ogni volta, ma poi arrivo la domenica che non ho fatto niente. Ma ne varrà la pena. I pezzi di Hunter. Il pezzo di Hunter qui era da poco. Ah, era il 2 allora che devo cercare poi Hunter quando ho finito il volo, né? Che poi, scusatemi, serve che li che li finisca tutti e quattro insieme questi qua? O no? Perché tipo mi hanno dato 80 gemme per aver fatto gli archi, 80 gemme per aver fatto gli anelli, quindi teoricamente se mi soffermo sulle barche o roba del genere non dovrei avere problemi, no? 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 Non è vero? E dove cazzo me lo sono dimenticato a uno di arco? Vabbè, senti. Tutti per uno. Porca troia, sì che li devo fare tutti insieme. Annaia sotto di Ohane. Giusto? Quindi vi trovate degli NPC specifici per attivare le sfide di Hunter. Nel 3 bisogna trovare proprio Hunter. Ok. Concentrata come neanche sulla danza del cesso. Alessio, tu ti stai facendo una grande nemica, né? Una grande nemica. Allora, quindi praticamente, ma questi NPC li trovo qua all'interno del volo o no? Però deve... Mifune che ormai qualsiasi cosa esca sulle scorregge le manda a me. Per il Mifune io scorreggio dalla mattina alla sera, probabilmente. Questo era sopra, di Ahane. Ma ci torno dopo.
sono troppo fatti sti cagnolini, mi piacciono un sacco. Non ce la faccio manco per il cazzo. Ci ho creduto fino all'ultimo, ok. Ho le prove audio delle chiamate. Gli audio che non sono miei. Per zona falsa. Porco! Porcone! Ok. Ciao Stellina! Sono arrivato proprio al momento delle sfide in volo. Certo. Lo fai apposta, guarda che recordone. Mamma mia, mamma mia. Ah, il pubblico negli spagni, ok. Aspetta che rientro. Mamma che incazzato che spiro. Addirittura ha fatto crescere la chiamata Skype per lo scorreggio. Dopo perché devo ammazzare il pubblico degli spalti, poverino? Scommetto che ora pensi di essere piuttosto bravo. Bene, vediamo se riesci a tenere testa al campione in carica. Bene, Spiro. Sfida il campione. Per vincere la gara, devi volare attraverso tutti gli anelli. Ricordati che se Hunter attraversa un anello per primo, l'anello si rimpicciolisce. Pensa al portale tutto sbrilluccicoso con scritto sopra circuito della mia fama. Bellissimo! Io ci andrei subito. Non è facile come... Lo seguo, va bene. Lo seguo! Thank you.
Yabaya. Non è facile come pensavi, vero? Sei pronto a provare ancora? Ci hai raccontato del vibratorino, forse anche del plug, sì. Signora, non si preoccupi, ci penso io a riallargare gli anelli. Visto che si parla di fave. Poi non è vero che si rimpiccioliscono. Forse non ci faccio caso perché sono attaccata al culo di Hunter. Porco, perché non riesco a girare lì, madonna? Non è facile come... Ha lasciato un pesce in vita, così può raccontarlo agli altri e vendicare il clan dei pesci. Oh, niente bestemmie in questo stream. Rispettate Don Gesualdo che ci sta ascoltando dalla canonica. Eh? Cos'è questa maleducazione? Alcun senso logico. Dopo è questo che rende la sfida difficile, perché stai andando alla cazzo di cane, perché se mi facessi prendere i cerchi nel miglior tempo possibile, ma ho più senso di te. Sei tu che fai un giro del cazzo da fava. Una gara eccellente, belle tette. E soprattutto moderate il linguaggio, se no il chierichetto che è con Don Gesù. Esatto! Esatto! Rispetto ai chierichetti! Ups! Che poi fa proprio il giro del cazzo. Siamo telepatici, Stellino. Un saluto a Don Gesualdo, noi siamo cristiani fedeli e devoti a nostro Signore. Sono andata a messa giusto stamattina, per quello mi sono alzata alle 9:30 perché domenica volevo dormire. No, sono andata a messa ovviamente. Allora. Sì, beh, ma non si può essere così nabbe. Madonna, manco una cazzo di planata so fare. Questo è Alessio, questi sono gli influssi di Alessio che mi sta dicendo sbaglio. Vero Ale? Ok. Buona, questa è stata presa. Solo che sarà una domanda stupida, ma come faccio a tornare indietro? Allora, io questo qua non lo voglio fare perché Torre Acquaria me la ricordo. Cioè, so che è una brutta nomea questo Torre Acquaria. Volevo andare a finire di... Di prendere i tesori. Sali qua.
Ah, sopra, ma non ho il potere di scalare. Cosa facciamo di livello, ragazzi? Sono io che sono lì che godo di ogni fallimento videoludico. E dopo mi dici che sei mio amico. Vaffanculo. Non ti aveva cacciata perché posso dire mio signore, hai detto Daddy. Non dire le cose mie private. No. No, Colossus non l'ho fatto. Andiamo a fare quello? Mi pare fosse questo qua. Andiamo a fare quello lì, dai. Olè. Opla. Vada per il maiale. Io quando sento maiali. Sette su dieci. Ma no, era un rutto, mi pareva anche bello. Piuttosto bello sostanzioso, no? Nani? Perché la cosa è molto molto strana? Uno Yeti si aggira furioso qui intorno, ma siamo riusciti a intrappolarlo chiudendo tutte le porte. Se parli con gli altri fratelli, ti apriranno i cancelli e ti condurranno da lui. Fratelli e sorelle, venuta l'ora della preghiera. Bello, 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 bello. C'è un certo livello di droga in questa intro. Il singolare di dei maiali. Ma il fiol della vacca. Queste bestie sono un po' strane. Molto, molto strane. Sembra che lasci. No, adesso non lo fa più. Adesso non lo fa più. Prima sembrava ci... Vediamo se lo rifà, quando lo rifà la canzone. Se mi concentro, dovrei poter aprire questa porta per te. Grazie. Sono ipnotizzata dalla musica, è bellissima. Ci lasci, a questo punto deve essere perché ci lasci le scariche, quelle diaboliche, quelle che non vuoi fare rumore. A cosa serve la chiave se si sa cantare in questo modo? Ah, pensavo a cosa serve la chiave. Sono troppo grandi per poter essere caricati, ma le tue fiamme ce la dovrebbero fare. Le tue fiamme! Le tue fiamme! Quella che doppia la fatina qua, mi piacerebbe sapere chi hanno preso. Ovviamente scherziamo e salutiamo Papa Francesco che segue sempre questi esatto, esatto. Era bit leader il Papa, non me ne sono accorta. Fiamme! Se riesci, prova a riparlare con tutti gli NPC una seconda volta. A volte i dialoghi sono diversi. Ok. Ricevuto!
Quando sconfiggi un nemico, viene liberata una particella spirituale. Le particelle attivano il potenziamento di un determinato mondo. Se il potenziamento è inattivo, dovrai vincere più nemici. Vinci, Madonna, che forbita. Vinci i tuoi nemici. Undici. Uè? Uè? Come posso raggiungere l'illuminazione se continui a disturbarmi? Scusami, Scodio! Vorrei un po' di quello che fumano questi, per la pace dei sensi, la pace dell'anima. Ehi, guarda quello che so fare. Ho paura. Ah, ok. Ricorda il consiglio di Hunter. Volerai più lontano se premi croce quando sei al culmine del salto. Del salto! Con la trocca è semplice. Ciao Michael Bigotta, buon pomeriggio. Zoe parla come Umberto Eco. Mi capizza i fighi. Ovviamente avevo fighi in testa. Chi è che non c'ha i fighi in testa? Ma tutto Gianluca ci ha veramente illusi. Io sto ancora aspettando le sue foto con gli addominali sudati. Voglio sapere per la scienza io. Dove cazzo so? Ma è sparita una cavretta. Sì, sono proprio le scariche di arroiche, quelle che non vuoi far sentire in piena notte. Anche se sono vegetariano, penso che dovresti arrostire quello Yeti. È piuttosto forte. In realtà mi chiedo se ce la farai. Credevo che lo Yeti fosse più pericoloso. Kanke Abaya non morde. Comunque stavo solo controllando che lo Yeti non mangiasse il nostro sacro talismano. Ok. Va bene. Lo Yeti più stupido che abbia visto in vita mia. Poi cos'è una cappella? Cos'è stato questo? No, d'accordo le molle, ma... mi danno un punto abilità? No, pensavo mi dessero qualcosa. Che delusione. Sono molto delusa. E se io mi faccio mollare di qua? Ah, c'è anche qualcosa di qua.
la babà. Adesso mi è ritornato in mente che rispetto a Spyro the Dragon ci sono... I livelli hanno tantissimo qua. Ah no, 400 gemme. Neanche tanto. Grazie al cielo hai fatto scappare quello spirito maligno. Ma ora si nasconderà nelle statue. Se dai fuoco alle 10 statue, sono sicuro che se ne andrà per sempre. Va bene! Sono incazzate nere ste statue. Ok, qua non ce ne sono altre, quindi aspetta che andiamo fin lì. Madonna che scragnata. Ah, adesso giusto c'ho la molla anche sotto, quindi era anche inutile da andare. Vabbè, vabbè. Ne ho viste in giro per i livelli di stato, ma non mi ricordo, quindi... Marcello! Marcello! E adesso mi è venuto in mente in che Spyro è quello che era doppiato da Adriano Celentano, quello che parlava con le pinne, in quale era? Perché non vedo l'ora di arrivare in quel livello lì, eventualmente se è il 2. Il 3. Ma che palle, ma è tutto il 3! Ma che palle! No, il doppiaggio di Celentano. Qualcuno si ricorda il nome del livello? Ah, eccolo qua, il raggio. Sì, però io volevo guardare davanti a me, porco zio. Marcello! E qua cosa mi è servito arrivare qua? A niente. Dico, mi mancano ancora parecchie statue da trovare. Minchia, 133. 133, sto caso, 113. Ma sapete che sono andata ieri all'Eurospin? Ma deve essere poco cura, cioè piccolo quello che è del mio paese, perché non ho trovato niente. Cioè, allora, i croissant alla crema sono della Dolciando, ma cazzo, è una scatola da 10. Se è una scatola da 6 croissant, ancora bene o male magari li mangio col tempo, ma una scatola da 10, Dio Cristo, sono troppi e niente. La birra non c'era, quella che mi avevate detto voi, la best brow, una roba del genere. Ho fatto il tour per vedere se c'era qualche schifezza da comprare per il tour degustazione, ma niente. Sono uscita all'Eurospin con zero cazzate l'altro ieri.
Ah, era qua la finestra. Ok, vabbè. No! La telecamera mi ha fottuto! Stronza! Vacca! Cavacca che t'ha cagata una telecamera de merda! Marcello! Avevo già bruciata sta statua. Cos'è? Si ripetono? No. Ero convinta di averla già bruciata. Vabbè. Ciao. Social. Ah no, 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 no. Non ho impostato niente io. Porco zio, sta telecamera de merda. Allora, eccone. Ma l'avevo già bruciata questa. Ok, tesori presi tutti. Marcello! Oh cazzo, questo è l'ok, mi sa. Ah, Spiro, benvenuto. Abbiamo scoperto che l'ok è uno sport pacifico e rilassante. Ti andrebbe di giocare contro il nostro portiere? Certo. Hai 2 minuti per segnare 5 gol nella porta rossa. Ok, grazie. Ma porco zio, prendimi sto cazzo di dischetto. E ti incazzi, sei tu che sei andato in culogna, eh? Ben potevi fatto, anche vincere. Prendi qua. Ti va di giocare? Ehm.
Il primo che segna 5 gol vince. Devi tirare nella porta rossa. Tocca a te. Okay. Roger that. Nella porta rossa. Cioè, ma stronzo del portiere. Che cazzo, dov'era il dischetto? Grazie per il follow. Ma devi lanciarlo verso di me il dischetto. No! Che cazzo! Mio! No, è suo. Yeah! Fecati sto gol, stronzo! Il dischetto. Che cazzo. No! Mia, mia! È mia, mia! Dio boia! No! Mi era venuto in faccia! Sì, beh, ma adesso vabbè, tutto va. Prendi sto cazzo di dischetto. Questa, se la fissi a lungo potresti non vedere più niente. Non sono stata io a fare questo gol. Questa è rivincita. La figura di merda fatta 5 anni fa con la Reignited. Thank you.
allora mi mancano le due statue mi mancano. Okay, vediamo se magari posso tornare da qualche parte qua. Cos'è la clip del Venuta in faccia? Oddio, cosa ho detto durante la partita? Ma è dischetto! Cosa pensate? Ami! Ok. Una eccola qua. L'altra, vediamo. Qua sotto non c'era niente. Queste le avevo prese. Forse è su nella statuetta, proviamo ad andare su. Zisghe! Amici! Dobbiamo rendere questo canale pulito, senza doppi sensi, senza niente, niente bestemmie. Ciao Don Caprione che ci sta ascoltando! No, di qua è il tizio. L'ultima cazzo di statua dov'è? Non so perché mi abbia interrotto il volo, ma vabbè. Ben fatto, Spiro! Hai fatto scappare lo spirito maligno! Perché non prendi questa? L'ho presa dal tempio. Lì non serve a... Don Caprione! Pulito, senza schifo. Zio Pampurio e Don Caprione. Zio Pampurio è andato in pensione. Ogni tanto risbuca fuori quello stronzo. Zio Pampurio. Ok. Oh, questo è stato proprio liberatorio, madonna. Oh, ciao Lord. Buona domenica. Cioè, ma ti schiaccia il muro, tesoro? Ah! Poaretto, è morto malissimo. Buono, allora Colossus è stato fatto. Qua non c'erano livelli. Ah no, questo c'era. Ah no, l'ho già fatto, giusto? Qua torno indietro, bla bla bla.
Allora, bisogna andare agli altri livelli di qua. Urricos! Beh, spiaggia del sole, no? Urricos o torre acquaria? Anche perché non so neanche se li finisco i livelli, perché si sta avvicinando le 6 e sto schiattando del caldo. Urricos, ok. Più che altro è quello più vicino anche. Va bene. E questo è il livello dei 3 giri di supercarica? No, no, ce l'ho il ventilatore, ma fa un caldo lo stesso, tra PC e tutto. Ma ora hanno creato campi di forza per separarci. Se trovi Dio di, usali per disattivare i campi di forza. Ok. Penso che ci sia un diodo qui da qualche parte, ma la mia vista non è più quella di un tempo. Ce l'hai a 1 metro di distanza. E hai pure gli occhiali, ircodio. Porco diodo! E questi Gianluca ti fanno paura? Oh! Fio de una vacca, stavo leggendo i commenti, stronzo! Oh! Marcello! La supercarica è quel livello di merda dove Hunter aveva il pisello bloccato nel cemento. Ciao, il nero! Ehi, porco diodo, era mia, voglio dirti. Di questo livello mi faceva paura il fatto che era buio e pioveva, e poi Robo Clank che inseguono. Qui per il punto abilità basta colpire tutti i mulini di legno sparsi per il livello. Ah, ok. È fastidiosissimo. Oh! Oh! Prendimelo, prendimi sta cazzo di roba. Cazzo vuoi? Questa mi rompe troppo i coglioni. Ah, non mi vuoi... Ah, mi hai dato solo il checkpoint, ok. Thank you.
Ma 18, non ho visto quanto sono. Beh, lo vedo adesso. 14 con questo. 13? Non avevamo 14? Beh, vabbè. Oh, una gemmina da 1 sparsa qua. Ok, qua deduco che ci torno dopo a spaccare un po' di roba anche per... Ah, è una super carica questa d'occhio. Anche troppi traumi ispiro due, di cui c'era il fottuto orb viola da recuperare. Di cosa state parlando? C'ho paura. Quindici, 16, 17. Manca uno e posso attivare il portale dietro. Di attivare qua torno indietro, così magari faccio un po' di ordine. Ok, ma come ho fatto a mancarla? Come, ragazzi, come cazzo ho fatto a mancarla? Come? Comunque, che aesthetic fighe aveva Spiro 2. È quello del carrello? Ok. Ah, questo non l'avevo visto prima, che nabba. Non l'avevo proprio visto. Ah! Posso, pensavo le avesse mangiate. Macinatori continuano a rubare le nostre pietre luminose. Se le recuperi tutte e attivi il nostro generatore, te ne sarò molto riconoscente. Riconoscente? Dove le devo mettere? Ci fosse qualcosa nel bordo. Ok, questi fatti.
perde una vacca. Sì, ma cazzarola, più precisa di così. Certo, cavo. Certo che te la metto. Se me la mandi, te la metto. Siete dei figli di una vacca. Ma proprio dei fiori di una vacca. Ma che vacca di così detto mare, broia. Ciucciame. Ciucciame sta palla. Ma perché? Perché, perché? No, non hanno preso di mira questi generatori qua. Duelo. Non sei figlio di una vacca? Qua ci sono ancora tutti? Sì. Qua sì. Grazie per il follow. Do cazzo è andato? Dai, Madonna de Dio! Hey.
Ciao. Respiro così ti rilassi. Ora qua non li ha toccati più nessuno. Dove manca il la sferetta? Ah, di qua. Mare mammaiala, che rottura dei coglioni. Grazie, Spiro. Detto mare vacca. Oggetto splendente fra le nostre pietre luminose. Ti prego di prenderlo in segno di gratitudine. Ciao lampadina. Tira più un pelo di Spiro. Tira più Spiro che la figa, madonna. Ok. Non mi pare di aver visto tesori qua in giro, roba del genere. O mulini anche, quindi possiamo levarci dal cazzo. E questo l'abbiamo fatta. Poi. Oh. Grazie per la vita. Non c'erano anche qua dei mulinoni giganti da... A parte che gira ancora questo. Ah, qua, infatti. Quella pappa, ce la faccio? Ciao Spectre, alla prossima, bell'efemo! Tira più un pelo di Spiro che un carro di Bandicoot. Sa che mi conviene fare il giro. Ah no, devo di qua e di lì, ok. La gemma verde, dove? Ha matato la con Sparks, poi la trovo. Ma porco di... di HP, che Don Gesualdo. Don Gesualdo. Meno male me l'ha presa perché stavo già bestemmiando. Qua forse devo fare... Ah beh, sì. Secondo me devo fare il giro a cerchio. Aspetta, poi devo assolutamente vedere. Guarda com'è contento Spiro. Spiro è contentissimo. Sì, magari non prende le curve così strette. Sbattere, niente, devo fare la curva secca, vaffanculo. Se faccio così? No.
Ok. Spiro, vedi quel grande edificio laggiù? I macinatori lo stanno usando per rubare la nostra elettricità. Per favore, aiutaci a spegnere il congegno che si trova all'interno. Sì, ma devo far tutto io. Non potete andare anche un po' a fanculo. Se magari se si vola un po' meglio. Hello. Buona domenica. Ma staying alive. Staying alive. Sì, tutti questi pistoni, tutte queste cose che vengono fuori. No, ma io non voglio che fai così. Voglio che quando ti faccio triangolo tu ti butti di culo. Spiro da merda. Mi devi fare così, così. Mi devi proprio finire di planare subito. Capito? Devi fare quello che ti dico io, non li decidi tu i comandi. Ok. Spiro, ti sei comportato bene fino ad ora. Puoi avere questo piccolo ciondolo come portafortuna. Se vuoi sapere come chiudere la fabbrica, basta che me lo chiedi. Ma se me lo dici direttamente, Fiondenabanca, non è meglio. Tranquillo, tranquillo, ci ritorno nelle gemme. Il prossimo salto è difficile. Dovrai effettuare un volo librato per riuscire. Premi il tasto triangolo durante il volo per librarti e guadagnare quota. Oh sì, vieni fuori tutto. Vieni fuori tutto. Spiro, aiuto! L'interruttore che serve a chiudere la fabbrica dei macinatori è in quella stanza, ma... Ciao Mifune! C'è un forte rumore lì! Ma dovrei, volevo vedere se riuscivamo a finire sto livello. A livello di gemme ci siamo quasi. Così poi per oggi basta, perché sto smorendo. Grazie per aver chiuso la fabbrica. Ecco, ho trovato questa fra gli attrezzi. Puoi averla se vuoi. Grazie. Oh, signore. Thank you.
Bene, qua sopra dovrei aver preso tutto, in caso vabbè ci tornerò. Questo vortice dove mi porta? Ah, qua sopra, che bravi. Praticamente me la facevano fare a sezioni, bravi, bravi. Ok, allora torniamocene. No, era di qua. E ne ho un altro. Ah no, non ne ho più. Infatti dicevo, non mi pareva di averne presi due. Grazie Spiro, hai disattivato tutte le barriere elettriche. Abbiamo protetto questo talismano dai macinatori. Prendilo in segno di riconoscenza. Riconoscenza, avete la E molto stretta. Ma è la gemma da 1? 2. Ok. Eccole qua. 1 e 2, perfetto. Vediamo cosa succede qua. Vendetta! Perché? Perché hai fatto così lo stronzo col tuo collega? Vabbè. Io quando vedo una vaschetta di tiramisù, a chi lo dici, madonna? Che voglia di dolci, amici. Ok, allora ci dobbiamo preparare a Torre Acquaria per la prossima volta, dai. No, era... ho sbagliato porta. Era di qua. Ancora non vedo l'ora di andare a farmi una doccia. C'è un caldo. Dove cazzo era? Direi che era anche è anche grande la zona. Ah, di qua, cazzo. Dai, Pirla! Perla! Opla! Allora facciamo l'ausilio di potenti mezzi tecnici.